cosa si faceva in campagna a quei tempi? Ce n'era un sacco di lavori da fare in campagna a quei tempi. È tutto a mano? Sì, aiutati dal, naturalmente dal bue, il quale tirava l'aratro. La primavera era il momento di arare i campi e io ero piccolo e mio papà mi diceva: te guidi il bue dietro con l'aratro, si faceva il primo solco e poi il secondo e la terra veniva girata. Il bue era tenuto con questo, con questa, che è una cavezza, che veniva messa sulle corna del bue. Si faceva, non è per me. Ma la piega strana questa. Sì, la ciappa su una brutta piega. Si metteva sulle corna del bue, così. Si all'interno. Così, in questo caso. E qua si poteva tenere il bue e si poteva guidarlo. Dopo aver arato naturalmente il campo, si passava alla semina. Si seminava il mais. Cos'è il mais? No, quello del panocchio, in staffolente, il grano turco, poi il frumento, poi si seminavano le patate, e dopo fagioli, fagioli ed altre, frumento anche. Quello erano i lavori primaverili del contadino. Poi si passava, dopo naturalmente c'erano più avanti i prati, si dovevano tagliare per fare il fieno per dare alle mucche. E si tagliava con cosa? Con la falce. Si doveva filare. Sì. E siccome il ferro era un ferro duro, acciaio, però col tempo si rovinava. Allora bisognava interrompere il lavoro, ci si sedeva, e si era stanco, quindi si faceva anche volentieri, ci si sedeva. C'era un supporto piantato in terra di acciaio e con un martello si appoggiava al ferro, si batteva la parte che doveva essere affilata in maniera di affinarla. Quindi si passava tutto il ferro piano piano, si faceva tutto il ferro, si affinava in maniera che tornasse a essere tagliente, perché un po' se col tempo si rovina un po' il filo del ferro della falce. Allora si faceva sto lavoro. Quindi ogni 3-4 ore di lavoro si sedeva e si faceva sto filo al ferro, si batteva il ferro. C'era l'acqua dentro nel corno, bagnavano la pietra e la passavano sulla lama a farla staccare, bisognava girarla. La giravano. E così? Si seccava. Girarla e rigirarla perché diventasse bella secca. Lo caricavano sui carri. Ah. Il carro ne abbiamo quattro. Però in montagna si usava avere un carro con due ruote. Erano davanti. E dietro c'erano, mettevano dei grossi pali, veniva messo il fieno, veniva legato bene con le funi, perché così in discesa il palo era trasinato dal carro, frenava, faceva da freno, il carro faceva da freno, che se no il carro spingeva e addio. E poi il fieno dove veniva portato? Soffitta, perché era un posto asciutto e veniva conservato per l'inverno. C'era la caruccola, si metteva in un grande sacco, si metteva dentro il fieno, si piegava, poi c'era una caruccola, si tirava sul fieno e si portava e sopra dentro, c'era una persona, lo tirava dentro e lo metteva al posto per la soffitta. Ed era anche il ferro. Si prendeva, si infilava nel pieno e veniva, e così si poteva sollevare.
anche. Ecco, quindi che le case erano costruite in funzione di questo. Sotto c'era la stalla, sopra si abitava, sopra c'era l'aia o il solaio dove si metteva a seccare la merce che doveva seccare e salvarsi durante l'inverno. E allora si faceva tutto in funzione, poi c'erano magari la possibilità di fare i ponti che portavano i carri direttamente sull'aia per agevolare questo lavoro. Tante erano le mucche, tante doveva essere il fieno, perché d'inverno bisognava avere la riserva per tutte le mucche, quindi bisognava avere tanto fieno, quindi si riempiva sopra il solaio, l'aia, tutta piena 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 di fieno.